Ho sbagliato tutto. Bernardo non è l'uomo per me. Ma io non posso fargli questo. E Franco? Franco. Ho paura perfino a scriverlo. È la mia vita. Il mio vero e impossibile amore. Questo ragazzo è una vera vita. Vieni, siediti qui. Siamo vacanze al mare. Mi fa male tutto, mi brucia tutto, mi finisca tutto. Calma, calma. Ehi, stai molto meglio. Tieni, mangia uno yogurt, ti farà bene. Prendi il yogurt. Apri bocca. Buono, vero? Che buono, che buono. Adesso sparite dalla cucina che devo lavorare. Forza, via, 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 via. Ma tu non avere briciolo di sentimento, Evarista. Ma Nicolas resta qua e io resto accanto a curare il piccolo. Esatto, insensibile. Beh, io è meglio che vada in camera mia. A me vedere se piccoli stare dormendo e poi tornare a curare mio piccolino. Ma perché mi lascia questa mummia in cucina a intrecciare? Ma non voglio ancora. Vieni, vieni, vieni. Voglio lo yogurt, non ve ne andate, datemi lo yogurt. Lo vedi, come ti dico io, non sta bene, non sta bene. Non sta bene. Non so, Franco, non capisco. Che gli hai preso? Io vado a cercare Olivia e me lo porto in camera mia perché non sta bene. Vieni, vieni, Nicolas, sono io, Franco, sono Franco. Adesso ti porto lo yogurt in camera, perché non vieni, eh? Andiamo di sopra, stai tranquillo, ti porto io, non ti preoccupare. Non le servi mai più, fratellino, capito? Accidenti. Guarda come sono conciata, che schifo. Oh. Flor! Degenerato, ma che ci fai qui? Da quanto tempo mi stai spiando? Tu non cambi mai, perché mi spii? Che cosa vuoi da me? Che cosa voglio da te? Che non ti rovini la vita, solo questo. E me lo devi dire mentre sto facendo il bagno, maleducato. Potresti andartene, per favore? Florencia, io so che tu non sei innamorata di Lorenzo. E nemmeno tu sei innamorato di Delfina, quindi... Vedi che lo ammetti, non lo stai ammettendo. Non sto ammettendo niente, che cosa sei venuto a fare qui dentro? Vattene! Tu sei innamorata di un altro. Il tuo cuore palpita per un altro. Perché adesso fai il poeta languido? Per favore, vattene, sono svestita. E se l'hai dimenticato, ho un fidanzato. Hai un fidanzato, va bene, va bene. Ma io ti farò vedere che il tuo amore per quell'uomo non esiste. Te lo voglio dimostrare. Vedrai. Ti giuro, per poco non ci ammazziamo in macchina. E allora mi sono inventato la storia di Nicolas che dice sempre stupidaggini. È matto, io ho paura che ti faccia del male, Olivia. Va bene, ma non so perché ti preoccupi tanto. Prima mi insulti in spiaggia perché non gli ho detto niente. Adesso ti preoccupi perché hai paura che venga a saperlo. Va bene, sì, hai ragione. Ma mi avevi promesso che l'avresti lasciato e non l'hai fatto. Va bene, d'accordo. Non deve saperlo così. È vero. Senti, Franco, rilassati perché tra noi è finita, quindi non ha niente da sapere. Va bene, può darsi, ma aspetta, per favore, siediti. Dobbiamo convincerlo che quello che ha sentito da Nicolas è frutto di un delirio, ok? Mio fratello ci deve aiutare su questo e poi Bernardo sta in cucina, quindi stai... Che cosa? In cucina? Sì, perché... Oh, ci ho lasciato il diario, ti sparo! Bernardo, sei arrivato, che bello, sei venuto con Franco, no? Sì, ridammelo, lo stavo solo guardando. Questo? No, questo è una cosa intima, è il mio diario. E allora? Io non ho segreti con te, tu sì? No, non è che ho dei segreti, è che nel caso delle donne è diverso, perché è una cosa privata, intima. Mi hai fatto preoccupare. Ti trovo molto bene, sei in forma. Grazie. Preoccupata perché? Per il viaggio, le strade, i camion, sai, non è molto sicuro. No, non ti preoccupare. La strada era un biliardo e non abbiamo incrociato nessuno. Che fortuna, meno male. Ma che ti è successo all'occhio? Niente. Voglio che parliamo di una cosa. Di che cosa? Nico mi ha raccontato tutto. Mi ha detto quello che succede tra te e Franco. Tutto? No, quel ragazzo ha dei problemi, non sa quello che dice, è mezzo pazzo. Ok, questo è tutto quello che hai da dirmi. È proprio quello che mi ha detto il tuo amato cuginetto.
Sai una cosa, Olivia? Io ci provo, vorrei, ma non ti credo affatto. Sai, non ti credo nemmeno un po'. È spaventoso, spaventoso! Una ruga! Una ruga, la vedi? La vedi? No, mia regina, non si nota nemmeno in mezzo a tutte le altre. Sta zitto, è stupido! E io perché? Dimmelo tu, perché ho speso tutti quei soldi per comprare queste creme finlandesi? Perché? Calma! Così imparo a preoccuparmi di tutto, a guastarmi il sangue, perché? Perché occuparmi di ogni piano malefico se tutto finisce male? Sto rovinando la mia povera pelle di porcellana per la troppa preoccupazione! Vuoi smetterla di urlare? Non lo vedi che mi scoppia la testa? Se non mi controllo quel muccio, se li faccio alla Julian! Sai cucinare adesso? No! Non mi parlate di cibo! Non lo capite che sto male! Povera! Sto male! Domani c'è l'inaugurazione. Sì, mamma. Ci saranno i giornalisti. Sì, e mamma. Ci faranno delle foto. Sì, non sì. Voglio che mi facciano foto. Che cosa diranno? Non ho soldi per farmi un lifting. No! No. Sì! No. Le creme della tedesca. Sarà vero. Fatemi passare. Ma che c'è? Che fai? Che carattere. Senti, tua madre sta male. Sembra che stia entrando nella crisi dei... Non so quanti sono nella crisi. Esci da qui, stupido. Non parlare così al tuo patrigno. Esci subito da qui, stupido! Stupido! Prepotente! Prepotente! Stupido! Stupido! Ciao, Delfina, amore, my love. Amore, un corno. Mio caro, quando la smetterai con le tue manifestazioni di amore per Flor? Di nuovo con questa storia, ricominci. Dico anche mille volte se necessario. Adesso stai esagerando e qui i limiti li metto io. Quindi concentrati per toglierle tutti i soldi. I miei soldi. Quei soldi che lei non avrebbe mai avuto se non fosse stato per te. E lo viene a dire a me? Lo dice a me che per riprendere quei soldi non ci dormo nemmeno? Sì, lo so, questo lo so. Perché stiamo facendo così visto che noi due ci amiamo? Oh, sì, lo so, tesoro. Non ti rendi conto che è la storia d'amore di due matti, tu ed io, che non sappiamo fare altro che truffare la gente buona come... come Flor. E come Massimo. Ciao, amore mio, ciao, tesoro mio, ciao. È genetico, è una strega. Questa crema stare all'altezza di una star come me. Fai vedere. Che cosa fare, mala mala? Per caso lei si sentire male? No. Che bella pelle che ha la nostra tedescona. Grazie. Voglio dire, è incredibile la pelle che hai. Veramente. Ya, è merito tipo una crema. Se permetti io devo andare a dormire. Con permesso. Oh, guarda, guarda, folletto rompiscatole, per te non c'è più niente da fare. Permesso? Ehi, dai, non è niente, Nicolas. Ti chiedo per favore, sono tuo fratello, per favore, aiutami. Se vuoi che mi faccia passare per malato di me, siediti, no. Siediti qui. No, siediti, ti sto chiedendo di darci una mano, tutto qua, dai, aiutami. Ne ho già abbastanza di problemi, è tutto per averti dato retta e quindi ti dico no. Va bene, aspetta, Bernardo l'ha saputo per colpa tua, per cui dovresti fare quello che ti chiedo, o no? Io l'unica cosa che voglio è guarire in fretta. Per favore, dammi retta, finché Bernardo ha dei dubbi non ci lascerà in pace. Certo, capisci? Perché deve togliersi il dubbio se è la verità? Io ho già sbagliato, perché sapevo cosa dovevate fare tu e anche tu! Nicolas, non costringermi a obbligarti, hai capito, vero? Fa quello che vuoi, intanto che cosa c'è peggio di questo? Ok, lo hai deciso tu. Dove siete? Ragazzi! Ah, come sono felice, Delfina! Domani sembrerò una quindicenne, amore mio. Già, tu non ti offendere se domani mi prendono per tua sorella minore, eh? Sarà mai possibile? Questa ragazza dorme come una marmotta. Vado a lavarmi le mani per liberarmi da batteri e da germi. Ecco la crema della strega matta. Massimo non vuole capire che la strega è una strega. Anche se lo vede che è orribile. Questa polverina è l'ideale, l'ho presa in laboratorio. Giù, vai.
andiamocene. Vai. Questa ragazza è uguale a suo padre, rossa come un rinoceronte. Ah, domani non mi riconosceranno. Sarò così bella, ma così bella, che mi chiameranno a Hollywood a fare la star, è sicuro. Vediamo che c'è scritto dove. Ah, qui. Allora, spalmare su tutto il viso e lasciare che agisca per tutta la notte. Domani ci sarà davvero da impazzire.